e poi ovviamente quelli che sono i momenti con l'ingresso in campo della terna arbitrale, con quello che è il fuoco di colori che arriva dallo stadio Angelo Nissimeo, con i giocatori della Cilento, Santa Maria Cilento, che aspettano l'ingresso in campo per i vincitori di bellissima questo campionato. Guardate quello che succede nelle due curve della Catania. Vorrei che la nostra regia illuminasse questo tratto, dimentichiamoci del direttore di gara e spaziamo in quello che è il racconto invece delle luci, delle immagini, dei colori, dei suoni, di quelle che sono le emozioni che ci regala questo stadio. E andiamocene nelle curve, andiamo a guardare quello che succede nella nord, quello che succede nella sud, i giocatori della Santa Maria Cilento che regalano l'onore della capolista, della vincitrice di questo campionato, mentre la curva sud si illumina di questi flash, di queste incandescenze che regalano a questo stadio quello che è il sottofondo anche canoro di un racconto, di un legame talmente tanto forte di questa città con questa squadra che non può non emozionare la gente che ci guarda dallo Sri Lanka, la gente che ci guarda dall'Australia, la gente che ci ha guardato da tutte le parti del mondo, perché evidentemente l'amore per questa squadra è un amore contagioso. E poi questi colori, il rosso e l'azzurro, ditemi voi se non sono i colori più belli del mondo. Ma intanto guardiamoci e godiamoci queste scene, mentre Marco Carri da bordo campo penso che avrà davvero la pelle d'oca. E la vedo anche, non la vedo, ma insomma la immagino anche, la pelle d'oca dei giocatori. Immagino ad esempio cosa stia provando Lodi, sappiamo quanto è attaccato ai colori rossazzurri. Vedo qui vicino a me Marco Biagianti, che insomma si vede che è sicuramente emozionato, scene veramente bellissime. Bene, ci stiamo godendo questo scenario che davvero, così come ricordavi tu Marco, il 9 di aprile era uno scenario di grandissimo invece implodimento, scusate il modo con cui raccontiamo il tonfo dello stato umorale di un'intera città che aveva visto il calcio a Catania fallire. Poi l'arrivo di Rospellegra, l'arrivo di una dirigenza che ha regalato ordine, che ha regalato compostezza, che ha regalato anche eleganza nei modi, ma rigore nei comportamenti, ha condotto questa squadra insieme ad un allenatore, non dimentichiamo assolutamente, che è riuscito comunque a convogliare il meglio di un gruppo di primissima scelta che gli era stato consegnato, allenatore Giovanni Ferraro, al quale vanno ovviamente i nostri complimenti per il lavoro che comunque è riuscito a svolgere. Inquadrature che riguardano anche Stefano Peletti di Crema, direttore di gara, Pasquini di Genova e Simone Pino di La Spezia, la terna arbitrale, mentre ancora ovviamente questa partita prende l'abbrivio dei tempi lunghi. Sono trascorsi 3 minuti